Gesù rivaluta molto la figura della donna, che non è soltanto tra i fornelli, in cucina come fa Marta, ma è anche ai suoi piedi come discepola che ascolta. E quindi ascoltava, dice il Vangelo, Maria ascoltava, è tutta orecchi, si dimentica di se stessa e ascolta come il discepolo. Beata colei che ascolta la parola del Signore, anche di Maria. Sappiamo che c'è questa beatitudine. E Gesù dice, di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha compreso qual è la cosa più importante, l'ascolto della parola. Qui Maria trova la sua vera identità di discepolo, nell'essere in silenzio di fronte a Gesù. Non cade nell'affanno, nell'agitazione. C'è un'immagine molto bella di Sant'Agostino che si addice molto ai marinai. Dice Sant'Agostino, Marta, tu navighi, Maria è già nel porto. Capite? Marta, tu stai ancora navigando lontano. Maria è già arrivata nel porto con Gesù, nel luogo sicuro, ascoltando la sua parola. La risposta di Gesù, Marta, Marta, è quasi un rimprovero, ma un rimprovero dolce quello di Gesù. Ti agiti per molte cose, ti affanni. Il principio di Marta è il servizio, si mette al centro dell'attenzione con la sua pretesa di essere in qualche modo riconosciuta, applaudita, perché si sacrifica, si affanna. Quante volte anche nelle nostre comunità c'è chi si sacrifica, si affanna, fa tante cose e poi si lamenta che gli altri non fanno niente. È vero, quante volte troviamo persone così perché pensa che tutto questo sia la cosa più importante. E invece Gesù, che la rimprovera, le dice che Maria ha trovato, si è scelta la parte migliore. Anche San Michele ha scelto la parte migliore. Qual è questa parte migliore? È ascoltare il Signore, e ascoltarlo fino in fondo per capire bene quale missione deve compiere. Ciò che Gesù vuole correggere in Maria non è tanto quello che lei fa, ma il modo, lo stile, l'agitazione con cui lo fa, che gli impedisce di ascoltare. Il preoccuparsi, l'agitarsi diventa ostacolo per ascoltare. È lei che parla, è lei che interviene, non ascolta Gesù. Gesù non la condanna perché lavora troppo. No, a Gesù gli piace stare a pranzo. Tante volte lo troviamo in alcuni banchetti, cene. Lui è contento di stare a mensa con gli altri. Ma in qualche modo la richiama perché lei si agita e si preoccupa per l'affanno con cui fa queste cose. Quindi lavorare sì, impegnarsi sì, ma prima viene l'ascolto della parola. Prima l'ascolto e poi l'agire. Questo è veramente necessario, dice Gesù. Marta e Maria siamo tutti noi. Siamo sia l'una che l'altra faccia della medaglia. Marta e Maria vivono dentro di noi due atteggiamenti che sono nostri. Ma occorre che sempre di più prevalga, preceda l'ascolto. Prima dell'azione, mettendo da parte il nostro protagonismo, il nostro voler affermarci e così via, per accogliere la parola. Noi cristiani di domenica ci incontriamo per l'Eucaristia, voi farete questa novena, ascolterete ogni sera una parola, lasciamo che entri nel nostro cuore, che trovi un cuore disponibile ad accogliere, ad ascoltare. Le due realtà vanno insieme, perché dopo aver ascoltato occorre che ci mettiamo in azione proprio. Vi ricordate quando Gesù disse quella parabola della casa costruita sulla roccia, l'uomo saggio, la casa costruita sulla sabbia, l'uomo stolto? Chi è l'uomo che costruisce la casa sulla sabbia? Dice Gesù, chi ascolta la mia parola e la mette in pratica. Costruisce la casa sulla sabbia lo stolto, chi ascolta la parola ma non la mette. Quindi non rimaniamo soltanto ascoltatori, ma anche coloro che mettono in pratica la parola.
Maria allora è una donna audace e in qualche modo anche trasgressiva rispetto ai costumi del tempo. È la più piccola, ma diventa la più grande, colei che ha scelto la parte migliore. San Michele, che voi venerate e che in questi giorni verrete a festeggiare la festa del 29, ci aiuti, ci sostenga a comprendere che senza l'ascolto, l'ascolto della parola, l'ascolto di Dio, non potremo realizzare nulla. L'ascolto che lui ha vissuto quando il Signore gli ha affidato la missione di lottare contro il male, questo ascolto viene prima. Occorre che noi ci alleniamo all'ascolto. Oggi pochi vogliono ascoltare. Vi ringrazio perché mi avete ascoltato forse 10-15 minuti. Ascoltiamo prima la parola. Da lì comprenderemo come agire. Allora saremo veri discepoli che non si affannano per troppe cose, ma che sanno scegliere la parte migliore, dice Gesù, che non le sarà tolta. A Maria non le sarà tolta quella parte migliore, che è proprio ascoltare il Maestro. Il Vangelo, c'è un dettaglio interessante, dice il Vangelo di San Luca, che non è che Maria ascoltava, dice ascoltava la sua parola, per dire che noi oggi non possiamo ascoltare Gesù che venga qui di nuovo, ma possiamo ascoltare la sua parola ogni volta che ci riuniamo, ascoltando la parola del Signore. Chiediamo al Signore e a San Michele in questo giorno di far sì che le nostre orecchie siano attente. Di Samuele si diceva che non lasciava cadere nemmeno una parola del Signore. L'ascoltava. Anche noi chiediamo al Signore, quindi, questo ascolto profondo della sua parola.